Dal Vangelo secondo Luca. Una buona Pasqua a tutti. Le parole del risorto che ascolteremo nel brano evangelico di oggi sono state rivolte ai discepoli la sera del giorno di Pasqua. Vediamo di richiamare quel momento. Nel cenacolo sono presenti gli undici e i due discepoli che sono tornati da Emmaus dopo che hanno visto il risorto nel momento dello spezzar del pane. Teniamola presente questa espressione tecnica impiegata nella Chiesa primitiva per indicare la celebrazione eucaristica. Quando la comunità è riunita per lo spezzar del pane, gli occhi dei credenti si spalancano e vedono il risorto, non con gli occhi materiali, ma con lo sguardo del credente. Stanno parlando dell'esperienza che hanno avuto e anche Pietro racconta l'incontro che lui ha avuto con il risorto. Quando ecco, dice Luca, mentre essi parlano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro. Il verbo che viene impiegato è este, che significa stette, non che apparve e che poi scomparve. No, sta in mezzo a questa comunità riunita nel suo nome nel giorno del Signore. E a questo punto viene notata dall'Evangelista una reazione strana di questi discepoli. Dice che erano sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Luca ci tiene a chiarire che il risorto non è un fantasma e lo fa per diversificare l'esperienza del risorto con l'incontro con le ombre dei defunti di cui si parla nella letteratura greca e latina. Ricordiamo la discesa agli inferi di Ulisse quando lui incontra Achille e gli dice: tu eri il più forte di tutti noi, adesso domini nel mondo dei morti. E Achille gli risponde: non cercare di abbellirmi, Odisseo, la mia situazione, perché io preferirei essere un bracciante, ma là sulla terra, piuttosto che dominare sui fantasmi, su parvenze di uomini, su ombre. Anche Enea, quando scende per vedere insieme con la Sibilla il mondo dei morti e incontrare suo padre Anchise, incontra dei fantasmi. Luca ci tiene a chiarire: il risorto non è un fantasma, è una persona reale, concreta, non più fatta di un corpo materiale, tangibile, visibile, ma il corpo del risorto. Come raccontare adesso questa esperienza con il linguaggio materiale? Questo è lo sforzo ammirevole fatto da Luca. Ed è molto complicato raccontare questa esperienza. Pensiamo per esempio quanto è difficile per noi raccontare delle esperienze spirituali, ma ancora del nostro mondo. Se chiediamo a una mamma: dimmi cosa provi per il figlio che tu hai in grembo, ci guarda stupita: come faccio a raccontarti ciò che provo? Oppure se vediamo uno assorto in contemplazione del sorriso della Gioconda e gli chiediamo: cosa provi? Rimane a bocca chiusa. Oppure se ascoltando quello che ritengo il più bell'assolo di violino che esista al mondo, quella soave melodia del Benedictus, della Missa Solemnis di Beethoven. Cosa provi quando ascolti quel Benedictus? Ma comincerei a parlare di una rugiada di luce che ti scende nel cuore e poi mi fermo perché non sto dicendo niente. Come si fa a parlare di un'esperienza del mondo divino se non riusciamo nemmeno a rendere in modo adeguato l'emozione che proviamo ascoltando una musica
o contemplando un'opera d'arte. Comprendiamo allora questo ammirevole sforzo che hanno fatto tutti gli evangelisti per tradurre in immagini l'esperienza reale dell'incontro col risorto. A questo punto il risorto dice ai discepoli: perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Da dove derivano questi turbamenti, questi interrogativi che si pongono? È ben comprensibile il turbamento dei discepoli, perché tutte le loro convinzioni sono state smentite dalla Pasqua. Loro si trovano di fronte a una realtà inattesa. Erano certi che il Messia stava dalla parte dei giusti e quindi il Messia doveva essere un vincitore, invece è stato uno sconfitto. Avevano sempre creduto, perché avevano appreso così nella catechesi, che Dio protegge il giusto, non lo consegna nelle mani degli empi, tutti i salmi lo ripetono. Invece si sono trovati di fronte al giusto crocifisso che Dio non ha difeso. Ecco, adesso la rivelazione di ciò che è accaduto nel terzo giorno, cioè come sono andate a finire le cose. Agli occhi degli uomini, Gesù è stato uno sconfitto. Erano convinti che era stato posto in un sepolcro, in quel buio, in quel silenzio, tutto era finito. Ma nel terzo giorno, cioè, come sono andate a finire le cose alla luce di Dio? Tutto era stato capovolto. Gesù non era lo sconfitto, ma il re vincitore che si è seduto alla destra del Padre. Il Signore che Gesù ha rivelato non era l'Altissimo allora, nel quale avevano sempre creduto, ma era il Bassissimo, colui che era sceso a fare lo schiavo, colui che si è chinato a lavare i piedi del padrone del cuore di Dio, e il padrone del cuore di Dio è l'uomo. Non era il Dio forte che minaccia e si vendica di chi osa trasgredire i suoi ordini, ma il Dio che ama anche chi lo odia. Il crocifisso aveva parlato di un Dio che è amore e solo amore. Non c'è da meravigliarsi che i discepoli siano turbati, sconvolti in quel terzo giorno, che non è il dopodomani, ma quando si sono resi conto e hanno capito realmente cosa pensa Dio su ciò che è accaduto. Tutto è stato capovolto nella loro mente e nel loro cuore. Difficile per loro capire. Allora il risorto aiuta questi discepoli turbati, sconvolti, a leggere gli avvenimenti della Pasqua alla luce delle Scritture. Ascoltiamo adesso come inizia il nostro brano. Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome sarà predicata a tutti i popoli la conversione per il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Nella nostra vita spesso siamo posti di fronte ad avvenimenti di cui non comprendiamo il senso. Guerre, violenze, soprusi nei confronti di chi è debole, indifeso. Vediamo persone buone e rette che subiscono ingiustizie, allora ci chiediamo: ma non verrà il giorno in cui Dio mette le cose a posto? Il giorno in cui mostra chiaramente chi aveva ragione, chi aveva torto, chi era il giusto e chi il malvagio? A questi interrogativi
che riguardano direttamente ciò che è accaduto a lui, il risorto nella sera di Pasqua risponde: questo giorno verrà. Il terzo giorno il Cristo messo a morte dagli uomini risorgerà. Il terzo giorno. Che cosa significa questa espressione? Non è la profezia che lui sarebbe risorto esattamente 3 giorni dopo la sua morte. No, la profezia non è cronologica, è teologica. Vuol dire che alla fine è Dio che pronuncia il giudizio definitivo e inappellabile sulla riuscita o sul fallimento di una vita. E risuscitando Gesù, il Signore ha mostrato a tutti che Gesù aveva ragione, che è Lui il giusto, il vincitore, e lo è perché ha fatto della sua vita un dono d'amore. E tutti coloro che come Lui porranno la loro vita a servizio dei fratelli, forse gli uomini li considereranno dei falliti. Ma il terzo giorno, quando Dio pronuncia il suo giudizio, anch'essi come Cristo saranno accolti dal Padre del Cielo nella pienezza della vita dei risorti. Tutta la Bibbia, dice Gesù, è stata scritta per preparare gli uomini alla comprensione di questo disegno di Dio sull'umanità. E non basta però aver capito questo disegno di Dio, è necessario poi accettarlo, adeguare la propria vita al modo come Gesù di Nazareth l'ha vissuta, cioè è necessario abbandonare il cammino vecchio e accogliere la proposta di uomo nuovo. Poi chi lo ha capito non solo deve incarnarlo, ma deve annunciarlo a tutti i popoli. Ecco la missione che il risorto affida ai suoi discepoli: annunciate a tutti i popoli la conversione per il perdono dei peccati. Notiamo bene, non devono annunciare la conversione e il perdono dei peccati, no, devono annunciare la conversione, cioè il cambiamento della direzione nella vita, affinché il peccato sparisca. Questo è il perdono del peccato non significa un colpo di spugna, perché il peccato non è una macchia da lavare, è la direzione sbagliata della vita. Chi orienta la propria vita nella ricerca del proprio interesse, l'accumulo dei beni, pensa a se stesso, vuole asservire tutti gli altri, dominare su tutti, costui è un disumano, sta distruggendo la sua vita. Deve cambiare direzione. Cosa fa Dio che ama questa persona che è sulla strada sbagliata? Lo vuole perdonare. E il perdono non è altro che il risultato dell'opera di salvezza del Signore, quell'opera che Lui mette in atto per far cambiare la direzione. E quando questo accade, il peccato è perdonato. Chiaramente, è solo dopo che Dio è riuscito a perdonarmi, cioè a portarmi sulla strada dritta, quella che mi viene indicata da Gesù, solo allora io mi pento, dopo che Lui mi ha perdonato. Non che mi perdona perché io mi sono pentito e gli ho chiesto scusa, no, ma perché Lui è riuscito a farmi rendere conto che ero fuori strada, allora mi pento e cambio la vita. Questa conversione deve essere annunciata a tutti i popoli, cominciando da Gerusalemme. E questo è piuttosto sorprendente, perché chi abitava in Gerusalemme, la città santa, riteneva di non aver bisogno di convertirsi. Loro erano già uniti a Dio, praticavano la religione. Invece il risorto dice che è proprio da questa istituzione che deve iniziare la conversione. Devono capire il nuovo volto di Dio
il nuovo volto della religione, cioè quali sacrifici sono graditi a Dio, chi è il nuovo tempio del Signore che è Cristo e tutta la comunità dei discepoli uniti a Lui. Di questo progetto di Dio sull'uomo, sull'umanità, i discepoli sono chiamati ad essere testimoni. Per essere testimoni bisogna aver fatto questa esperienza del dono gratuito della vita, essersi resi conto che è bello vivere così. E quindi testimoniare, non bisogna discutere, litigare, no, c'è solo da mostrare che è bella la vita vissuta come Gesù ha proposto. E questa testimonianza di vita è possibile solo se ci si lascia guidare dallo Spirito, da questo dono della vita nuova che Gesù ci ha portato nel mondo, questo dono del Padre. Se i discepoli mostreranno al mondo che è possibile amare come Gesù ha amato, cioè si lasceranno muovere dalla vita divina che hanno in loro, quindi questa capacità di amare anche il proprio nemico, sarà questa una prova inconfutabile che nel mondo è giunta una forza divina che trasforma da dentro l'umanità. E adesso c'è il saluto con cui Gesù passa le consegne ai suoi discepoli, alla comunità. E questo saluto è la sua benedizione. Ascoltiamo. Poi li condusse fuori, verso Betania, e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Il brano che abbiamo ascoltato è la conclusione del Vangelo secondo Luca e credo che ascoltandolo sono forse sorti in noi alcuni interrogativi. Come mai? Il risorto non è asceso al cielo lì dal cenacolo. Che motivo c'era di condurre i suoi discepoli fuori dalla città di Gerusalemme? E ricordiamo che è notte fonda. E poi per quale ragione condurli verso Betania? Come cronaca capite che non ha molto senso. Ma se comprendiamo il linguaggio delle scritture, allora cogliamo il messaggio. Anzitutto, il verbo impiegato dall'Evangelista per dire ciò che Gesù ha fatto, ha condotto fuori da Gerusalemme i suoi discepoli, il verbo è exagei, che non è banale, perché è lo stesso verbo che viene impiegato nel libro dell'Esodo per dire ciò che Dio ha fatto per il suo popolo, lo ha condotto fuori dall'Egitto, dalla terra di schiavitù, per introdurre il suo popolo negli spazi ampi dove si può vivere la terra della libertà. Come mai? Il risorto conduce la sua comunità fuori da Gerusalemme. Perché Gerusalemme è la terra dove non si è liberi, la terra dove risiede un'istituzione religiosa che insegna a venerare e a servire un Dio che non esiste. Non è il Dio che noi vediamo riflesso sul volto di Gesù di Nazareth. Nel Tempio di Gerusalemme si adora un Dio che offre il suo amore a chi lo paga, a chi gli offre sacrifici, incensi, concede le sue benedizioni ai buoni e ai giusti, non ai malvagi. La Pasqua ha cancellato questo volto di Dio perché in Gesù di Nazareth Dio si è rivelato amore e solo amore gratuito. Concede i suoi favori e il suo amore a tutti gli uomini. Ecco, il risorto conduce fuori la sua comunità
da questa istituzione religiosa. E il luogo verso il quale li conduce Betania. Che cosa indica questa Betania? La conosciamo, è il luogo dell'amicizia, il luogo della famiglia dove Gesù viene accolto, una famiglia dove ci sono soltanto fratelli e sorelle, non ci sono padri, non ci sono padroni, non ci sono sudditi. Questa casa della famiglia di Betania è l'immagine della comunità cristiana, la casa dalla quale emana il profumo del nardo, simbolo dell'amore. E noi potremmo fare una verifica e chiederci: coloro che si accostano oggi alla nuova comunità, quella dei cristiani, che dovrebbe essere come quella di Betania, dove si versa il profumo dell'amore, coloro che si accostano a questa comunità, oggi musulmani, buddisti, pagani, atei, chiunque, avvertono immediatamente che da questa casa esce un profumo firmato, quello dell'amore vissuto da Gesù di Nazaret, amore che giunge anche al nemico. È questo profumo che sentono coloro che oggi si avvicinano alle nostre comunità cristiane? Che cosa fa il risorto? Alza le mani. Le mani, lo sappiamo, sono il simbolo delle opere che noi compiamo. Con le mani possiamo dare la vita o la morte, accarezzare o colpire, offrire il pane all'affamato o rubare. Ecco l'ultima scena. Gesù alza le sue mani e le mostra. Sono le mani che hanno sempre benedetto, e l'ultimo gesto sarà proprio quello della benedizione. Barak, benedire in ebraico, significa volere la vita e solo la vita. Questo gesto di Gesù, descrittoci da Luca, è ripreso dall'Antico Testamento, è il gesto sacerdotale. Nel libro del Levitico, al capitolo 9, si dice che Aronne alzava le mani verso il popolo e lo benediceva. Poi c'è una descrizione stupenda fatta dal Siracide nel suo libro, quando fa l'elogio del sommo sacerdote Simone, figlio di Onia, un uomo pio, giusto, retto, e la descrizione della sua benedizione è commovente. Egli alzava le sue mani su tutta l'assemblea dei figli di Israele per dare poi con le sue labbra la benedizione del Signore, gloriandosi di poter pronunciare questo nome. E quando lui alzava le mani, tutti si prostravano per ricevere la benedizione dell'Altissimo. È la stessa scena che Luca ha ripreso dall'Antico Testamento per dirci l'ultimo gesto di Gesù, lasciarci la sua benedizione. E noi ricorderemo anche come inizia il Vangelo di Luca, con una benedizione che Zaccaria non riesce a pronunciare perché è muto. E adesso invece c'è una benedizione che è data dal risorto e che rimane per sempre sull'umanità. E mentre li benediceva, una seconda volta viene richiamata questa benedizione, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. L'Evangelista non sta facendo una cronaca. Impiega il linguaggio della sua epoca, in cui Dio era immaginato in cielo, anzi erano sette i cieli, e sopra il settimo cielo c'era il trono dell'Altissimo. È per dirci che chi è vissuto per amore è stato accolto nella casa del Padre. E questo rapimento verso il cielo non l'ha inventato Luca, è un genere narrativo conosciuto nella letteratura biblica, ricordiamo il rapimento di Elia su un carro di fuoco, ma anche è presente nella letteratura greco-romana. C'erano anche lì dei rapimenti, stati rapiti verso il cielo Romolo,
Empedocle, Alessandro, Eracle. Ecco, si tratta di immagini di cui Luca si serve non per descrivere un racconto materiale, ma per formulare in modo plastico la verità. Gesù è stato accolto fra le braccia del Padre. Questa verità che vuole comunicare è che la vita donata non è distrutta, entra nel mondo di Dio dove nessuna goccia di amore va persa. E c'è un distacco da questo mondo corruttibile per entrare nel mondo dell'incorruttibilità. E i discepoli si prostrano, riconoscono questo giudizio di Dio su ciò che è accaduto nella vita di Gesù. E nota la gioia adesso in questi discepoli. Quando una persona cara ci lascia, noi non ci rallegriamo, siamo tristi. Per quale motivo questi discepoli sono nella pienezza della gioia? È che dopo la Pasqua hanno capito che lasciare questo mondo corruttibile non è motivo di tristezza, ma di gioia. Chi ha visto qual è il destino che attende chi ha vissuto per amore, ama sì questo mondo e questa vita, ma vive nell'attesa di quelle cose che, come ha scritto Paolo ai Corinzi, occhio non vide, orecchio non udì, né mai è entrato in cuore d'uomo ciò che Dio ha preparato per coloro che amano. Dobbiamo smetterla, quindi, di pensare alla morte come una cosa brutta. Brutta e cattiva è la vita sbagliata. Brutta sarebbe anche una vecchiaia interminabile. La conclusione naturale di una vita spesa per amore è bella ed è desiderabile. Proviamo a guardare la morte da credenti, non da pagani. Può apparire strano, poi, che questi discepoli siano tornati a Gerusalemme. Sì, è la Gerusalemme materiale dove sono tornati, ma sono usciti dalla Gerusalemme che rende schiavi, cioè da una certa immagine di Dio e da un certo modo di rapportarsi con Dio, che è la pratica religiosa giudaica. E poi erano per tutto il tempo nel Tempio del Signore. Sarebbero quindi tornati al Tempio a fare sacrifici e olocausti. No, non possono rimanere tutto il tempo nel Tempio di Dio del Signore. Il Tempio è quello nuovo, quello che è Gesù di Nazareth con tutta la sua comunità. È questo il nuovo Tempio dal quale salgono a Dio i sacrifici a lui graditi, che sono le opere di amore. Sono tornati sì a Gerusalemme, ma adesso non appartengono più all'istituzione giudaica, ma sono entrati nel mondo nuovo, quello nato dalla Pasqua. Una buona Pasqua a tutti e una buona settimana.